Feel the bass drum booming in your face, son. Feel this trap beat pounding like a heartbeat. Il Grande Venerdì di Enzo è un'opportunità per i giovani creativi. Incontrano tanti direttori creativi, hanno la possibilità di fare 3 colloqui. Assunta, tu ci puoi raccontare perché si chiama il Grande Venerdì di Enzo? Enzo Baldoni era una persona generosa, disponibile, divertente, con un senso dell'umorismo che era micidiale e forse è stato tra i primi a capire che i talenti bisogna formarli, cercarli. Immaginate che ognuno di noi una sera a settimana si mette lì e la dedica a delle persone che non conosce. Con Giambattista Menna, direttamente da Roma, un direttore creativo che è venuto qui a Napoli. Cosa consigliamo ai giovani campani per fare bene questo lavoro nella vita? Serve sicuramente molta tenacia, perché è un lavoro che si impara molto sul campo. Un lavoro che deve piacere, all'inizio sicuramente non è facile, bisogna crederci tantissimo, però alla fine ce la si fa. Ragazzi, imparate a fare più cose. Se siete copywriter, appassionatevi anche di fotografia, appassionatevi di tante altre cose, di grafica. Bello che un copywriter sappia anche di più, sia anche abile a fare tanto altro. Primo anno che noi partecipiamo come sponsor al Grande Venerdì di Enzo, una manifestazione secondo noi veramente importantissima per i giovani del territorio. La possibilità a tanti giovani creativi di mettersi in gioco. Il mio augurio è quello di realizzare i loro obiettivi. Il GPD è in 3 parole? Formativa, rassicurante e umeggiante. Networking, confronto e crescita. Formativa, propositiva e soprattutto professionale. Forte, utile e disarmante. Interessante, interessante e interessante. Opportunità, aggiornamento e community.